ragazzi, oggi voglio spiegare perché l'Audient ID4 Mark II è la migliore scheda audio per il vostro home studio. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, benvenuti a una nuova puntata di Mix & Coffee, la mia rubrica nuovissima dedicata al home recording e alla produzione audio. Nella prima puntata abbiamo visto come allestire un home studio da zero, partendo dalla scrivania nuda e cruda, inserendo un elemento alla volta. Oggi parleremo del cuore dello studio, dell'home studio, l'interfaccia che permette di tradurre le nostre idee analogiche, tra virgolette, in segnali digitali. Ho scelto l'Audient ID4 Mark II, il nuovo modello, perché secondo me ha una qualità fantastica ed ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma rimanete fino alla fine del video perché vi darò il motivo per cui dovete assolutamente comprarla. Vediamo prima di tutto l'unboxing. Troviamo il manuale di istruzioni, il cavo USB-C e la scheda audio. Come vedete la scheda è molto piccola, ha uno chassis completamente di metallo e si presta molto bene quindi ad un uso in mobilità. Io lo uso con il mio iPad e la comodità di poter registrare ovunque mi trovi semplicemente con questa scatoletta è veramente fantastica. In questo caso le dimensioni non contano perché questa scheda ha praticamente tutto ciò che ci serve, soprattutto per chi non ha particolari esigenze di registrare più strumenti contemporaneamente. Due tracce, ma di qualità eccelsa, che ci permette di registrare un microfono, una sorgente di linea come ad esempio l'uscita mono di un sintetizzatore o la chitarra e il basso. La caratteristica principale di questa scheda è il preamplificatore che monta al suo interno, che è responsabile del suono del nostro microfono. È preso dalla famosa console Audient ed è quindi un preamplificatore di grande qualità. Una volta che il segnale è entrato nella scheda poi deve essere convertito in digitale e anche qui i convertitori fanno la differenza. E queste caratteristiche ci permettono di catturare qualsiasi minimo dettaglio delle tracce che andremo a registrare. Ma vediamo subito le caratteristiche. Prima di tutto vi voglio far vedere gli ingressi di questa scheda. Abbiamo infatti l'ingresso ibrido mic e line, dove possiamo inserire un microfono oppure possiamo inserire una sorgente di linea come un semplice jack, e invece sulla parte frontale abbiamo il jack per connettere la chitarra o il basso. Potete vedere poi che abbiamo due uscite cuffie, ma la genialata è che hanno fatto un'uscita con il jack grande da un quarto di pollice e poi il mini jack da un ottavo di pollice. Per cui se state in giro e vi scordate l'adattatorino da mini jack a jack, nessun problema, scegliete la seconda presa. Se invece vogliamo attaccarlo a delle casse monitor, nessun problema, dietro abbiamo le prese out, left e right, dove possiamo collegare delle casse, possiamo collegarci ad un mixer. E una delle variabili che mi ha fatto scegliere questa scheda è stata proprio la compatibilità con i dispositivi iOS, quindi con il mio iPad Pro M1, e la cosa stupenda è proprio la possibilità di collegarsi direttamente con un semplicissimo cavo USB-C e quindi non abbiamo assolutamente il problema dell'alimentazione, delle batterie. Dovunque siamo possiamo fare musica. Ma prima di ascoltare come suona questa Audient ID4 Mark II, vi dico subito che in dotazione abbiamo un ricco parco software. Abbiamo infatti Cubase LE, che è un software uno dei più utilizzati al mondo per Mac e PC, mentre invece per iOS, quindi per iPad, abbiamo la versione Cubase LE. Poi ci sono altri software che io ancora non ho avuto modo di scaricare, però vi consiglio di andarli a vedere perché secondo me avete un pacchetto completo per iniziare a fare musica. Mi raccomando però, perché se collegate un microfono a condensatore dovete assolutamente alimentarlo con la corrente Phantom. Non è che dovete andare a prendere la corrente da qualche parte, basta schiacciare questo pulsantino per avere subito l'alimentazione necessaria per il microfono a condensatore. Quindi mi raccomando, se non sentite il segnale, cliccate questo pulsante. Come vedete poi sulla parte frontale abbiamo controlli di guadagno dei due preamplificatori. Il primo per l'ingresso mic line e il secondo invece per l'ingresso DI, quindi chitarra e basso. Questo manopolone invece è detto scroll wheel e svolge delle funzioni importantissime. La funzione principale è il controllo del volume. Alzando o abbassando il potenziometro varierà il volume e vedremo proprio il livello raggiunto sull'indicatore a LED posto qui sopra. Abbiamo la possibilità di trasformare questo potenziometro in una scroll wheel. Praticamente possiamo assegnare dei parametri a questa rotellona in modo da controllare ad esempio il movimento dei
fader dei canali, oppure i potenziometri di un equalizzatore, oppure scrivere direttamente l'automazione. In questo modo non avete bisogno di controller esterni, potete fare tutto quanto dalla scheda. Una figata pazzesca. Questo potenziometro invece ci permette di gestire il monitor mix, ossia quello che noi ascoltiamo in cuffie. Girandolo completamente verso sinistra abbiamo soltanto la nostra sorgente, mentre girandolo completamente verso destra abbiamo soltanto il suono che viene dalla nostra DAW, software di produzione musicale. Quindi andremo a bilanciare l'ascolto che abbiamo in cuffia con il segnale diretto. Chi ha già provato a registrare sa che cos'è la latenza, ossia il ritardo che avviene tra la nota suonata e il ritorno che abbiamo in cuffia. Quindi regolando questo potenziometro possiamo creare un bilanciamento perfetto. Andiamo a sentire subito come suona. Prima con la voce. Sa, prova microfono. Ragazzi, non sono un cantante, quindi vi prendete la mia voce nuda e cruda e cliccate mi piace e doppio mi piace. E adesso ascoltiamo la chitarra. Dalle prove che ho fatto il suono mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo un suono molto caldo ma nello stesso tempo preciso e dettagliato. E devo dire che l'amplificatore di cuffie integrato permette di gestire delle cuffie fino a un'impedenza di 6000 ohm. Se poi qualcuno di voi si cimenta con lo streaming o con la registrazione direttamente di ciò che sta sentendo all'interno del proprio computer, sappiate che questa scheda fornisce anche la funzione loopback, che permette di catturare l'audio del proprio computer all'interno della nostra workstation. Questa funzione è utilissima per i creatori di contenuti, podcast, per chi fa streaming. Se state ad esempio suonando su di una base che è in play da una finestra del browser, da YouTube ad esempio, e oltre alla vostra chitarra volete registrare anche la base, ha un mixer chiamato Loopback Mixer che permette proprio di gestire le varie sorgenti evitando qualsiasi feedback o rumore indesiderato. Ragazzi, se siete giunti fin qui vi dico il motivo per cui dovete assolutamente comprarla. Proprio la scorsa settimana mi è arrivata una chiamata dicendomi: Alessandro, mi serve una traccia di chitarra importantissima, me la puoi fare al volo? Io non stavo in studio, non sapevo come fare, poi mi sono ricordato che avevo la scheda audio e l'iPad con me. Ho detto ok, non c'è problema, te la faccio subito. Ho attaccato la scheda audio, ho toccato il jack, il cavo USB-C e ho registrato e ho consegnato il lavoro immediatamente. Quindi ragazzi, perché farvi sfuggire certe occasioni quando la tecnologia c'è? Connetterla è facilissimo e soprattutto è possibile portarla sempre con noi. Lo sto usando tantissimo qui in studio, a casa, in mobilità. È talmente comodo da usare che ve la consiglio assolutamente. La scheda ha un costo di 140 euro circa e vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, fateci un pensierino e se volete migliorare la vostra produzione musicale, mi raccomando, guardate il video qui sopra. Non ve ne pentirete. Ciao ragazzi, buona musica!